Ciao, sono la dottoressa Maria Guerriero. Ieri, mentre svolgevo normalmente il mio lavoro, un cliente mi ha chiesto: ma quali cibi dovrei mangiare se ho livelli di acido urico elevati nel sangue? Quindi ho pensato di fare questo video in modo da dare dei consigli anche a te se soffri di gotta, perché in questo caso un'alimentazione corretta prevede dei cibi consigliati, altri da utilizzare con moderazione. Nel caso in cui sei sovrappeso, ti consiglio di fare un po' attenzione alle porzioni. Attraverso l'alimentazione è proprio possibile ridurre proprio i livelli di acido urico nel sangue. I cibi consigliati sono soprattutto quelli provenienti dal mondo vegetale, quindi frutta, verdura e semi oleosi. Per quanto riguarda la verdura, cerca di limitare l'utilizzo soltanto di quella ricca di purine, come gli spinaci, gli asparagi, i cavolfiori. La frutta cerca di prediligere quella di stagione, limitando l'utilizzo di quella troppo zuccherina, come i cachi, i fichi o le banane. Mangio almeno una volta al giorno della frutta secca o dei semi oleosi. Per quanto riguarda i legumi, limita l'uso di quelli ricchi di purine come i piselli e le lenticchie. Per quanto riguarda i cereali, ti consiglio di utilizzare quelli integrali ed utilizza l'olio extravergine di oliva per condire i tuoi cibi. Per quanto invece riguarda i cibi da evitare o comunque da utilizzare con moderazione, sono quelli provenienti dal mondo animale, come la carne rossa, i pesci, i grassi, i frutti di mare, gli insaccati o lo strutto. Ovviamente, oltre a fare attenzione all'alimentazione, ti consiglio di aggiungerci dell'attività fisica. Bevi molta acqua oppure puoi utilizzare delle tisane drenanti. Cerca di bere almeno 2 litri di acqua al giorno, ovviamente lontano dai pasti, in modo da aiutare proprio il tuo organismo ad eliminare l'acido urico che hai nel sangue. Spero che troverai utili questi consigli e ricorda che alla farmacia di Nardo sta a cuore il tuo benessere.